questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo poncio asimmetrico che ha la particolarità di essere fermata alla mano tramite un piccolo forellino che si crea quando andiamo a realizzare il primo giro. Trovo questa cosa molto fashion ed è il motivo per cui ho chiamato questa creazione dark fashion e no, oltre a essere qualcosa di fashion è anche qualcosa di pratico e utile perché ci permette di avere più movimento potendo gesticolare tranquillamente senza avere il poncio che va a destra e a sinistra, quindi lo tiene ben fermo e comunque ci tiene belle al caldo. Per poterlo realizzare, l'ho realizzato, vi dico già, con l'uncinetto del numero 7 e ho unito due filati. Uno è sono entrambi della Mistéco, uno è il cascimiretto e uno l'angorina. Entrambi i filati li abbiamo già lavorati. Per il cascimiretto, io ho usato tre gomitoli e vi ricordo che ogni gomitolo è solo da 25 grammi e misura 110 metri, mentre dell'angorina ho utilizzato 5 gomitoli, quindi 250 grammi, e ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 90 metri. Come vi dicevo, ho lavorato con l'uncinetto numero 7. Per quanto riguarda una taglia M, dovete andare a comprare sempre 5 gomitoli dell'angorina, ma dovete comprarne 4 invece del cashmere. Per quanto riguarda una taglia L, invece, avete bisogno di 4 cashmere e 6 dell'angorina. Quindi mi raccomando, tenetelo ben presente, ma se avete dei dubbi, basta che mi scrivete, sarò ben felice di rispondervi e di aiutarvi, soprattutto se poi lo volete fare un po' più lungo, ancora più largo, allora in quel caso dovete sempre prendere un gomitolo in più di entrambi i filati. E naturalmente io nella descrizione vi lascio il link al sito Filati Elsa da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. E voglio farvi fare altri due tipi di abbinamento che sono degli abbinamenti classici perché possiamo unire, e ve li mostro, il grigio con tonalità grigio, però un grigio chiaro e un grigio chiaro, o blu su blu, oppure potete mischiare, sarebbe anche bellissimo poter mischiare e fare il blu con il grigio, se questo volete che uno dei due colori spicchi sull'altro, quindi potreste anche mischiare, potete fare rosso su rosso, c'è il colore oliva che andrebbe bene col color senape, potete anche fare il nero con il grigio chiaro, io invece ho usato il grigio scuro, potreste fare il grigio scuro abbinato, non lo so, che altro colore, al tortora dell'angorina. Vi potete sbizzarrire a fare l'unione che più vi piace per dare vita appunto al vostro poncio. Vi consiglio comunque dei colori che sono un po' più eleganti, quindi questi che vi ho detto, in modo da poter sfruttare questo poncio soprattutto nelle sere, perché lo trovo molto elegante, quindi appunto adattissimo per poter essere utilizzato la sera. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, essendo nero non si vede, ma non vi preoccupate perché io nel video, per potervi mostrare come si realizza, utilizzerò un colore chiaro in modo tale da farvi vedere la lavorazione, che è semplice perché comunque è un giro che va sempre ripetuto, quindi non vi preoccupate, niente di difficile, ma è un giro che va sempre ripetuto, solo che come sapete quando uno registra nella videocamera non è sempre facile vedere il nero, quindi ho preferito utilizzare un filato bianco per poter far vedere il giro come viene fatto. Una volta fatto questo giro, per la lunghezza che ci serve, io ho lavorato per 104 cm, ma per una taglia M dovete arrivare a meno 110, per una taglia L anche a 116. Una volta fatto ciò, si va a chiudere questo lungo rettangolo e si va a cucire, e grazie alla cucitura, perché comunque è abbastanza largo, si può anche risvoltare, come volete vedere qui io ho il collo risvoltato, e quindi rende il poncio anche bello chiuso e caldo intorno al collo. Spero che quindi anche questa semplicissima creazione, il cui tocco sta proprio in questo fatto che la lavorazione ci permette di infilarlo al dito, scusatemi, vi piaccia e desiate realizzarla. Se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, per poter realizzare il nostro poncio io lavorerò insieme due filati, che sono il cascimiretto e l'angorina della Mistéco Filati, e lavorerò insieme il nero e il grigio scuro. Non vi preoccupate, nel campione io vi farò vedere la lavorazione con questo filato bianco, così lo potrete vedere, che si lavora con il numero 7. Io infatti lavorerò i due filati insieme con il numero 7. Se non volete un colore troppo scuro potete fare diversi abbinamenti. Qui ve ne propongo altri due, in realtà altri tre. Potreste unire il grigio scuro dell'angorina con il grigio del cascimiretto, oppure il due tonalità di blu, oppure potreste mischiare e mettere l'angorina con blu con il grigio del cascimiretto, sia il grigio chiaro che il grigio più scuro, oppure c'è il rosso che potreste unire insieme. Potete sbizzarrivi a fare il poncio con il colore che più vi piace, e quindi se non volete fare un colore troppo scuro come quello di grigio scuro con il nero.
Detto ciò, come vi ho detto, io lavorerò con un centro in numero 7 e nel mio rettangolo, perché noi il poncio lo realizzeremo creando un rettangolo, vado a montare 59 catenelle, che sono un multiplo di 8 più 3 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine per ogni giro. Mi raccomando, questa è per una taglia S, per una taglia M potete mettere lo stesso numero mio di catenelle, però poi il rettangolo dovete farlo un po' più lungo e vi dirò naturalmente quanti centimetri in più farlo rispetto a me. Per una taglia invece vi consiglio di aggiungere altre 8, massimo 16 catenelle in più rispetto alle mie 59, in modo tale da averlo un po' più lungo, quindi vi copre un po' di più, e anche voi dovreste farlo, dovrete fare questo rettangolo comunque più lungo. Detto ciò, la lavorazione è semplicissima perché è un giro che andremo sempre a ripetere, molto semplice, che però, appunto, dato dall'unione di questi colori scuri, non si noterà tantissimo, ma si vedrà che comunque è un punto chiuso. E andiamo a realizzare in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle, 2 catenelle che sono nostra prima maglia alta. Una, due. Salto la prima delle mie maglie di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle. 1 e 2, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. In realtà potete fare anche una sola catenella, però o due o una catenella, diciamo che la cosa cambia poco. Prendo il filo, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza e realizzo la mia prima maglia alta. Una maglia alta nella seconda catenella, una maglia alta nella terza catenella, per un totale quindi di 3 maglie alte. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il giro. Saltate le 2 catenelle, andiamo a concludere il giro andando nella terza catenella e facendo una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva, una maglia alta nell'ultima catenella. Questo è il giro che dovremo sempre andare a fare, quindi ci giriamo con la lavorazione e lo andiamo a rifare. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta nella terza maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. E si va a ricominciare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre, e una maglia alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta. Quindi si lavora sempre solo questo giro. Vi ricordo che io nella mia lavorazione ho montato 59 catenelle per avere 47 centimetri di larghezza e adesso andrò a lavorare in lunghezza e naturalmente vi dirò quanti centimetri sono andato a lavorare in lunghezza e quanti in più devono andare a lavorare taglie più grandi delle mie. Allora, io ho terminato il mio rettangolo e ho lavorato per 104 centimetri. Questo va bene per una taglia S, per una taglia M andate ad arrivare fino a 110 centimetri, per una taglia L dovete arrivare anche a 115-116 centimetri. Una volta fatto ciò, possiamo andare a cucire il nostro rettangolo. Vedete, quindi ho un rettangolo, questa è la parte più lunga, prendo il bordino del lato opposto. E lo vado a piegare in questa maniera, quindi questo è il lato più corto, lo vado a sovrapporre qui in alto nel mio lato più largo e vado a cucire da qui fino a dove arriva per tutta la lunghezza. Questo che rimarrà qui sarà il mio scollo, uno scollo piccolo ma comunque che mi permetterà di passare con la testa, mentre tutto il resto sarà il nostro poncio. Quindi ripeto, io ho fatto il rettangolo lungo 104 centimetri, per una taglia M vi consiglio 110, per una taglia L 115, anche 116. Andate a piegare il rettangolo e la parte più corta la fate combaciare qui nella parte più larga in alto e andiamo a cucire da questa parte. Vedrete che si formerà qui un collo che potremo ripiegare, quindi una sorta di colletto, e si realizzerà questo poncio con la punta a V.
Quindi vedete, qui ci sarà la punta V. Una volta fatto ciò, devo decidere se mettere delle frange, ma non penso, forse lo lascerò così. Però se dovessi mettere delle frange, le andrei a mettere qui nella parte qui dritta del poncio e nei due lati del mio rettangolo. Ho terminato di cucire il mio poncio, vedete, questo è lo scollo del poncio da cui infilo la testa, di cui esce la testa, e questa è la classica lavorazione con il punto il poncio con la punta. Solo che, come vedete, lavorando il primo giro, tra la prima maglia alta e la seconda si crea un piccolo forellino dove io farò passare il dito in questa maniera, scusatemi, in modo da bloccare la mia coda, se vogliamo chiamarla così, la mia punta del poncio, in modo da poter gesticolare senza che quando cammino questa punta mi vada avanti e indietro e mi giri continuamente il poncio. Mi è capitato con alcuni ponci che ho realizzato, però vi è, appunto, come vi ho detto, questa possibilità: o andate tra la prima e la seconda maglia, vedete, cioè si è creato questo forellino proprio perché abbiamo lavorato con un uncinetto grande, oppure potete anche metterlo dove avete l'avventaglio, però vi darà un po' fastidio, quindi io vi consiglio di mettere il dito tra la prima e la seconda maglia alta, perché, ripetiamo, abbiamo lavorato con un uncinetto largo, quindi passa tranquillamente tra le dita. E questo ci permetterà, appunto, di avere, e lo avrete visto anche all'inizio del video, il poncio fermo e anche dargli quel tocco fashion in più. Detto ciò, quindi, il nostro poncio è terminato.